In questo caso io sto comprimendo anche gli effetti. Può essere una scelta. In questo caso non è male utilizzare la compressione parallela in questo modo, ma potrei anche scegliere di comprimere in maniera parallela solamente il suono dry. In che modo? Andando a dare gli effetti in maniera parallela. Quindi diciamo che io tolgo tutti gli effetti qua, quindi riverbero e delay, e vado ad aggiungere due bus qua, 7 e 8. Ok, nel bus 7 andrò a mettere, ok, nel bus 7 andrò a mettere il delay e l'accendo. Nel bus 8, e qui vado a selezionare, nel bus 8 vado a mettere il riverbero e l'accendo. Quindi io qui avrò bus 6, la parte della compressione parallela. Andiamo a sentire. Andiamo ad alzarla. Bus 7, ho il delay. Ovviamente qui devo mettere tutta il mix a 100 per evitare di ritornare sul mix in dry. Quindi andiamo a accendere il delay. E andiamo a mettere anche il riverbero. Ok, ovviamente adesso la percentuale di riverbero, la quantità di delay è a discrezione del brano, a discrezione nostra, che dobbiamo capire quanto delay, quanto riverbero, quanto effetto voglio in questo brano. Quindi ok, ovviamente quando parte il brano, sentiamo che durante il brano come funziona. Adesso lascio la voce anche. Sister, you've been on my mind. Qui quando va a fare delle... Qui suona poco la tromba. Sentiamo qua. Andrà poi ad essere automatizzata, quindi bisognerà regolare i volumi in base al punto in cui sta suonando. Quindi quando suona da sola il volume è più alto, quando suona insieme al canto andremo a abbassare un po' la voce. Comunque diciamo che per rendere un buon suono di tromba abbiamo detto un po' quello che è le regole un po' principali, quindi comprimere in maniera molto naturale, quindi con un attacco molto un attacco piuttosto lungo e un release corto, equalizzare nella maniera che abbiamo visto qua, quindi andando a dare un po' di corpo attorno ai 250, togliere 500 e dare un po' sopra i 2500 con un high shelf, saturare con un buon saturatore, deesser se sentiamo che quella parte di vitalità ci dà un po' fastidio, quegli acuti vanno a essere un po' aspri, poi in maniera parallela o seriale, come abbiamo visto nel primo esempio, andare a comprimere in maniera parallela e delay e riverbero. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo appuntamento.